Benvenuti a questo approfondimento della nostra cronaca retina speciale. Abbiamo deciso di occuparci di prevenzione, prevenzione in campo odontoiatrico. Allora, abbiamo nei nostri studi il piacere di ospitare la dottoressa Giulia Bonarini, igienista dentale che fa parte dell'International Micro Industry Institute. Sicuramente l'ho pronunciato un po' male, poi magari lei mi correggerà. Ecco, queste cliniche del dottor Martelli, che insomma sono dislocate in diversi capoluoghi d'Italia. Ecco, noi magari ci concentriamo più sul capoluogo toscano, anche perché insomma ci rivolgiamo in questo caso ai toscani, però insomma ricordiamo intanto queste cliniche in quali città sono dislocate. Allora, abbiamo le nostre master clinic che si trovano in realtà a Firenze, che quindi è la più vicina qua a noi. Abbiamo il capoluogo, quindi Roma, abbiamo Milano, Torino e infine Catanzaro. Quindi abbiamo in queste sedi le nostre master clinic, che sono le sedi principali, ma abbiamo anche delle sedi dislocate in altre regioni, proprio per offrire un servizio migliore ai nostri pazienti. Ecco, noi abbiamo deciso, diciamo, di dedicare questo spazio prettamente giornalistico a quella che è sicuramente un'attività privata perché c'è uno scopo sociale. Ci siamo tra l'altro insomma già occupati di questo argomento in occasione del primo mese appunto della prevenzione che era il mese di aprile, ma questa campagna ecco, questo è stata estesa al mese di maggio, quindi insomma una opportunità alla popolazione davvero importante. Intanto ricordiamo che diciamo, lo spunto di questa campagna era il Congresso Mondiale di Osteoporosi che si è tenuto proprio a Firenze appunto nel mese di marzo. Ma perché avete deciso di dare il via a questa campagna? Allora, si è tenuto a Firenze, come hai appena detto, il congresso mondiale dell'osteoporosi e in realtà in questa occasione le nostre cliniche hanno deciso di promuovere proprio una campagna di prevenzione, non solo per quanto riguarda quello di cui ci occupiamo tutti i giorni, quindi la salute del cavo orale, ma anche la prevenzione dell'osteoporosi. Questo perché tutti i giorni siamo di fronte a pazienti che hanno malattia parodontale, e ci siamo accorti, che molto spesso questi pazienti presentano proprio livelli plasmatici bassi di vitamina D, e quadri di osteopenia e nei casi più gravi di osteoporosi. Quindi, dato che il nostro lavoro comunque riguarda i denti e le ossa, perché dobbiamo ricordarci che comunque i denti sono all'interno delle ossa, è secondo noi molto importante andare ad analizzare e capire qual è la qualità dell'osso prima di effettuare qualsiasi tipo di trattamento che comunque o direttamente, magari attraverso l'implantologia, o indirettamente lo vada ad interessare. Ecco, io ho usato un termine insomma, specifico, una campagna sociale, perché? Perché insomma, le cliniche si sono aperte e si apriranno anche nel mese di maggio a tutti coloro che vorranno fare proprio questo vero e proprio screening, insomma, perché di questo si parla. Perché? Perché c'è innanzitutto da sfatare questo mito che appunto l'osteoporosi possa insorgere in età molto, molto adulta. In realtà, se uno purtroppo insomma, la scopre prima, A, magari riesce a curarsi, B, comunque ad evitare malattie più importanti in età più avanzata. Sì, certo, è proprio questo. Noi generalmente vediamo tanti pazienti per la malattia parodontale che ha un picco di incidenza di 38 anni, mentre sappiamo che l'osteoporosi ha un picco di incidenza di un'età molto più avanzata. Quindi è importante, secondo noi, fare una sorta di prevenzione, intercettare in questi pazienti in età per l'osteoporosi, possiamo dire giovanile, proprio per rimandare il problema degli anni successivi o comunque intercettare questa patologia e fare direttamente qualcosa per poter ritardarlo o comunque avere delle complicanze inferiori. Ecco, questa vostra campagna è stata decisa, insomma io ricordo la conferenza stampa di Firenze, ospitata tra l'altro dalla sala conferenze della provincia, proprio anche per sollevare, tra virgolette, insomma, il Servizio Sanitario Nazionale di un costo importante che è quello dei malati appunto, che hanno poi l'osteoporosi e che comunque poi si possono fratturare, si possono, insomma, quindi Sì. poter diciamo, intercettare questo problema in età insomma, sicuramente più giovane potrebbe eventualmente anche insomma, evitare qualche costo sociale. Ora stiracchio Assolutamente un po', sì. però probabilmente è così. Sì, perché comunque un malato di osteoporosi che poi può andare incontro a frattura necessita di
molte cure, sia a livello ospedaliero nel momento in cui abbiamo la frattura, ma anche nel periodo post-ospedaliero, perché comunque sono spesso pazienti che hanno bisogno di assistenza. Quindi un'assistenza continuativa nel tempo ha dei costi importantissimi, quindi non solo nel momento del problema ma anche successivamente, perché molto spesso i pazienti che subiscono frattura hanno dei danni permanenti, quindi non si ha proprio una restituzione ad integrum del paziente, della sua vita normale come aveva prima. Quindi perché no, intercettiamo il problema e cerchiamo di rimandarlo negli anni più avanti possibile. Ecco, dal punto di vista proprio di questo screening, sono esami invasivi? Cioè il cittadino che magari volesse aderire si deve aspettare appunto esami invasivi, o è una cosa che si può fare insomma molto velocemente? E soprattutto, visto che si parla di campagna insomma sociale, immagino ci saranno dei piccoli costi da sostenere, però se si hanno un prezzo anche questi sociale sicuramente fa bene insomma ricordarlo. Ok, per vedere la qualità dell'osso dobbiamo fare una densitometria, che è proprio un'analisi che ci permette di valutare il livello di mineralizzazione. Attraverso questa campagna di prevenzione che facciamo, in realtà facciamo una MOC, che è in realtà un esame ultrasuoni, però quindi un test di screening assolutamente non invasivo, perché sono ultrasuoni. Lo facciamo a livello del calcagno e ci permette di avere una prima idea di quello che è il grado di mineralizzazione. Possiamo approfondire facendo esami plasmatici che ci permettono di vedere i livelli di vitamina D, ma anche altri marker importanti per la mineralizzazione ossea, qualora ci fosse un problema evidenziato appunto da questo primo test. Che cosa deve fare un cittadino che insomma volesse, che magari ci ascolta attraverso il web o la TV, e che volesse insomma aderire a questa campagna? Può andare nel sito www.parodontite.it e scaricare il coupon attraverso il quale può direttamente prendere una visita, prenotare una visita presso i nostri centri. Sono visite che comunque permettono di fare un check-up completo del cavo orale, e è possibile in quella stessa occasione fare proprio questa densitometria ad ultrasuoni. Che tipo di diciamo, cultura c'è secondo voi in Italia, magari anche rispetto all'estero, perché so che voi avete insomma possibilità anche di fare questo tipo di confronti, ecco, rispetto alla propria igiene dentale, insomma comunque sia alla, ecco, ai denti sani, insomma gli italiani sono abbastanza attenti, ecco, a quello che accade da queste parti? Forse più all'estetica che alle patologie ecco, vere e proprie. Okay. Quindi purtroppo tutti i giorni vediamo pazienti che hanno dei problemi già in una fase molto più avanzata, quindi la prevenzione sarebbe molto importante ed è importante, però purtroppo non sempre viene fatta, e quindi ci troviamo di fronte a pazienti che sono già in uno stato più avanzato. Credo che ci sarà un cambiamento di trend da questo punto di vista, perché comunque il paziente che ha malattia parodontale, come ho detto, ha un picco di incidenza di 38 anni, mentre noi più giovani in realtà abbiamo un'attenzione diversa, quindi forse ci auguriamo che nel tempo questo picco di incidenza vada un pochino più avanti con l'età, ma indubbiamente ci sono grossi problemi che siamo chiamati ad affrontare tutti i giorni. Ecco, perché poi la malattia dell'osso penso che insomma pregiudichi anche la cura appunto dei denti, perché poi insomma ci sono da fare degli impianti. Certo. Comunque se diciamo il problema viene procrastinato nel tempo in maniera insomma eccessiva, penso e credo che appunto, come diceva prima, d'altra parte sì, comunque il dente poggia sull'osso, quindi sì. Insomma per voi che fate questo mestiere è importante tale l'uno quanto l'altro insomma dal punto di vista della salute. Sì, assolutamente sì, sia per la malattia parodontale, che sappiamo va a distruggere i tessuti di supporto del dente, fra cui anche l'osso, ma anche in caso di una riabilitazione che magari siamo chiamati a fare, in caso di riabilitazione con impianti non è possibile fare una riabilitazione non avendo una conoscenza adeguata di quello che è l'osso in quel momento in cui andiamo a posizionarli, quindi sicuramente è molto importante valutarlo prima. Ecco, ci sono un po' di miti da sfatare, tra cui credo quello degli integratori alimentari. Spesso e volentieri siamo portati a dire vabbè, ma io insomma
mi prendo questo integratore e credo con quello, diciamo, di risolvere non solo l'eventuale mancanza di vitamina D, ma di tante magari vitamine di cui il mio corpo può essere, insomma, carente. Questo accade anche per quanto riguarda il vostro settore? Allora, diciamo che la vitamina D, che è forse quella, l'ormone più importante chiamato in gioco per quanto riguarda la mineralizzazione dell'osso, è un ormone che noi diciamo sintetizziamo da soli, perché ce lo sintetizziamo stando al sole. Quindi la maggioranza di questo ormone lo facciamo in questo modo. Non può essere integrato? Si può essere integrato attraverso la dieta, ma la quantità è veramente minima. Comunque possiamo sempre valutare se la quantità di questo ormone è sufficiente attraverso un semplice prelievo di sangue, quindi andando a valutare i livelli plasmatici di questo ormone, che ha un effetto importantissimo sia per il sistema immunitario, ma soprattutto per la mineralizzazione ossea. Quindi basta un semplice esame del sangue. Ecco, ora qui i medici di base si arrabbieranno un po', ma di solito questo tipo di esami, si torna al concetto che dicevamo in apertura, insomma, difficilmente viene proposto di controllare il livello di vitamina D a 30 anni. Anche ecco, se abbiamo visto nella pratica clinica che in età maggiore sì, anche i medici di base lo prescrivono. Ecco, sì. Quindi insomma sono un valido aiuto anche per quanto riguarda il vostro settore, per appunto intercettare comunque l'eventuale insomma carenza. Allora io andrei proprio a, come dire, sfatare dei miti, perché così insomma diamo l'informazione più completa possibile, una sorta di botta e risposta con la dottoressa Bonarini. Dunque, l'abbiamo già detto, però lo ricordiamo: l'osteoporosi colpisce solo le donne? No, assolutamente falso. In realtà le donne hanno magari un'incidenza maggiore, questo è dovuto al fatto che noi donne purtroppo con la menopausa abbiamo tanti cambiamenti ormonali che non ci proteggono da questo, però può colpire anche gli uomini. L'osteoporosi è una condizione che colpisce solo gli anziani? No, non neanche questo è vero, anche se i danni più gravi, quindi si parla di osteoporosi in età più adulta, però ci sono situazioni diciamo che possiamo vedere, magari le persone che hanno celiachia o problemi alimentari, che hanno un grado di mineralizzazione ossea diverso già in un'età molto più precoce. I pazienti in cura con farmaci per l'osteoporosi non possono effettuare cure odontoiatriche. No, è neanche questo è vero, non neanche questo è vero, quindi ci sono delle accortezze maggiori da adoperare, però non è vero che non possono fare cure. Ecco, l'ultimissimo, la vitamina D, appunto quello che dicevamo prima, si somministra senza un controllo dei suoi livelli ematici, quindi insomma la posso integrare così da sola? No, è assolutamente consigliabile fare i livelli plasmatici di vitamina D, che ci permettono di capire quanto e se c'è carenza, e quindi integrarla con cognizione di causa. Benissimo, la nostra chiacchierata è arrivata al termine. Un'ultimissima domanda alla dottoressa, che so che a retina non vi lascio sfuggire insomma l'occasione di chiederle, ecco, insomma, da retina, ecco, perché impegnarsi in un settore di questo tipo? So che insomma poi comunque si è portati anche a spostarsi insomma in altre città, insomma, quindi sì, però Firenze è molto vicino a Arezzo, quindi perché no, ecco, vicino, quindi basta prendere un treno e arriviamo facilmente per poter fare una visita, e quindi la salute, diciamo, vale la pena secondo me per fare un check-up completo. Quindi ricordiamo dove è possibile effettuare questo check-up. Noi ricordiamo, ripeto, il capoluogo toscano, ma insomma le cliniche in Italia sono 5. A lei la telecamera, dottoressa, per ricordare come i cittadini possono aderire a questa campagna, che ricordiamo si estende a tutto il mese di maggio. Ok, possono, come avevo detto prima, andare sul sito www.parodontite.it e scaricare il coupon, oppure possono telefonare all'800 090 106 e prenotare una visita presso le nostre Master Clinic, che sono quindi Firenze, Milano, Torino, Roma e Catanzaro. Bene, grazie tanto alla dottoressa Giulia Bonarini, orgogliosa del fatto che sia una retina, perché no? E niente, insomma, approfittate di questo, insomma, di questo mese della prevenzione, ricordiamo maggio 2017, perché è un'occasione, insomma, importante per la vostra salute. Arrivederci. Arrivederci.